Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andrò a testare i due Vibe Tribe su varie superfici, alcune un po' più normali, altre un po' più insolite, per vedere quale suona meglio. Ovviamente, essendo questo un canale con una certa serietà, alla fine farò anche un resoconto delle varie superfici testate. E sì, ci sarà anche quello che avete letto nel titolo. Comunque, detto ciò, iniziamo. Prima di tutto però voglio ricordarvi come funzionano queste due casse perché sono un po' particolari. Praticamente la cassa emana degli impulsi elettrici che poi vengono trasformati in movimenti meccanici molto veloci, ovvero le vibrazioni. Queste vengono prodotte in questa zona. Come potete vedere qui c'è anche una ventosa. Quando la cassa viene poggiata su una superficie, le vibrazioni si propagano, creando una sorta di suono tridimensionale. Questa tra l'altro è anche una tecnologia che viene utilizzata nei sonars della Marina americana. Voglio anche dirvi che queste casse sono un progetto completamente italiano, soprattutto il mini troll che ho anche ricevuto in anteprima, che è stato lanciato su Kickstarter e ha avuto un successo enorme. Comunque trovate le recensioni del mini troll e anche del troll plus sul canale, ma detto ciò possiamo iniziare. Allora, partiamo con gli strumenti musicali. Come si vede qui c'è una chitarra e qui alla mia sinistra c'è un pianoforte. Direi di partire con il pianoforte. Allora, l'ho già provato moltissime volte, quindi so già come va. Adesso io non parlo più, vi faccio solamente ascoltare un brano perché poi parlerò alla fine. Ok, questo qui è un pianoforte verticale, magari nei pianoforti a coda o a semicoda il suono potrebbe essere un po' più corposo visto che dentro c'è un po' più di spazio. Comunque adesso passiamo alla chitarra. Per quanto riguarda la chitarra non l'ho mai provato, quindi... Ehi, chiami nei momenti meno opportuni, sto registrando, di come stavo dicendo. Per quanto riguarda la chitarra, non l'ho mai provata, quindi è una sorpresa anche per me. Io direi di provarlo prima qui dietro, senza magari distruggere niente. Questo è il mio nuovo subwoofer. Comunque, voglio anche provarlo avanti. Bene, non cambia niente, anzi forse anche peggio, perché vibrano le corde. Detto questo, io direi di provarlo sul mobile che ho qui davanti a me. È un mobile fatto interamente in vetro. È in legno, non cadere. Quindi voglio provarlo prima in alto e vediamo cosa succede. Allora, in questo momento spero di non distruggere tutto. Quindi, play. No, no, ba basta. Basta. Adesso voglio provarlo qui sul vetro. Magari senza morire. Solo che siccome temo per la vetrina, forse è meglio usare il mini troll. Forse è meglio. Allora, in questo caso devo ricordarvi una cosa. Il Vibe Tribe va sempre messo in orizzontale. In questo caso devo metterlo in verticale, quindi devo necessariamente mantenerlo perché la ventosa non riesce a sopportarne il peso. Voi non sapete quante volte io l'abbia detto ai miei amici, ma loro puntualmente lo mettono in posizioni stranissime, tipo sottosopra o in verticale, e lo lasciano. Tant'è che il Vibe Tribe Mini Troll si è leggermente graffiato perché l'ho dato a un mio amico, l'ha messo in verticale e dopo un po' è cascato. Comunque, andiamo avanti e proviamolo.
Ho sentito un piccolo rumore di vetri, quindi meglio di no. Comunque, andiamo avanti. No, mai più. No, no, no. Non è successo niente. Detto questo, andiamo avanti con le scrivanie. Allora, ne ho provate tantissime, soprattutto in legno, e alcune suonano da Dio, in altre invece l'audio distorce a certe frequenze. Nel mio caso, la scrivania è bella lì, ferma, incassata, e l'audio è perfetto. Ascoltate. Ma adesso passiamo ad un'altra superficie. Allora, non ci avevo scommesso neanche un centesimo, ma quando l'ho provata mi sono ricreduto. Sto parlando del finestrino dell'auto, ovviamente chiuso. Ora ci dirigiamo giù in macchina nel bel freddo di dicembre e lo proviamo. Scusate per le condizioni, purtroppo sono quelle che sono. Un freddo cane, andiamo avanti. Molto spesso quando devo utilizzare queste case i miei amici mi dicono: Marco, ma perché se devi poggiare la casa su una superficie non la poggi sul telefono, così che funziona e possiamo ascoltare la musica? Allora, non è che la casa deve essere poggiata su una superficie così per bellezza, ma è perché sfrutta il principio della risonanza. È in un cellulare da 7 mm, che risonanza vuoi che ci sia? Comunque, noi non ce ne frega niente e lo proviamo lo stesso. Si sente, no? Si sente benissimo. Andiamo avanti. Una domanda che invece mi sono posto io è: ma se io non ho una superficie adatta per poter poggiare il Vibe Tribe, posso direttamente poggiarlo sul computer? Diciamo che in questo caso ci sono molte variabili, come ad esempio il materiale di cui è fatto il case, le dimensioni e quanto spazio è occupato all'interno. Comunque, in linea di massima i risultati sono questi. Ascoltate. E se invece volessi provare questa cassa su una cassa? In questo caso avremo uno speaker su uno speaker. Uno speaker Inception. Proviamo. Mancano completamente i bassi. Questa cosa invece è leggermente da stupidi, quindi è meglio che non la ripetiate. Proviamo questo gioiellino sull'obiettivo di una reflex. Per i più curiosi, l'ho provata su una reflex Sony A200 con un obiettivo 18-70 e come mi aspettavo. Fa schifo, non la reflex, ma il suono che produce. Ma adesso passiamo al motivo per il quale il 99% di voi avrà aperto questo video, ovvero l'Aston Martin. Prima però di mostrarvi le clip voglio fare un piccolo preambolo, quindi se volete saltare la storiella andate direttamente a questo minuto. Allora, tutto è accaduto il giorno sabato 25 novembre 2017, il giorno in cui ho registrato il video della settimana precedente, che potete guardare dalla scheda qui in alto. L'ho registrato con un po' di anticipo perché poi sono stato in gita. Se lo guardate tutto noterete che alla fine un mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: Ehi Marco, vuoi uscire dopo in bici? E io semplicemente le ho detto: Ok, le 6:15 al solito posto, ciao. Quindi cosa faccio? Finisco di registrare, smonto tutto il set, mi sistemo e alle 18:05 parto in bici. Arrivo al punto d'incontro con un leggero anticipo, circa alle 18:12, e quindi decido di fare qualche giretto, finché poi non entro in una strada dove non passavano molte auto e quindi io mi metto lentamente sul bordo della strada e guardo le auto, finché poi non mi cade l'occhio su un'auto molto particolare che mi sembrava di aver già visto ma non in real life, e quindi inchiodo immediatamente. Vado dietro l'auto e vedo scritto Aston Martin Vantage. In quel momento immediatamente penso: Ok, oggi devo assolutamente registrare quella clip, perché comunque era da tanto tempo che volevo registrare questo video.
Immediatamente riparto in settima per ritornare al punto d'incontro. Trovo i miei amici che erano due, li avverto della figata e ci dirigiamo tutti e tre alla macchina. Dopo aver sbavato per mezz'ora e anche aver controllato la potenza dell'auto tramite la targa, abbiamo registrato le clip. E tra l'altro, già che ci sono, vi dico anche le specifiche del motore, che è un 4008 V8 da 420 cavalli. Comunque, ora vi lascio al video, il video che tra l'altro è un po' scuro, ma perché è buio e non è che me ne vada in giro con le luci. Il video che tra l'altro è stato girato in 4K, così da avere un po' di flessibilità in più durante il montaggio. Comunque, eccovi le clip. Beh, giustamente c'è un vuoto. C'è un vuoto. Non vuoto. Non il vuoto. Ma raga, pompa. E comunque più tardi ci sarà un'altra corsa sempre riferita all'Aston. E quindi dopo averli provati su varie superfici, ora facciamo un bel resoconto che ho scritto qui sul mio bellissimo iPad. Allora, pianoforte che è qui alla mia destra. Gli alti sono abbastanza buoni, qualche distorsione e i bassi a volte fin troppo presenti. Chitarra che invece è lì. Allora, alti molto buoni, così come i medi e i bassi che a volte distorcono, secondo me a causa delle congiunzioni tra i vari pezzi che non sono fatte proprio benissimo. Dopodiché passiamo al mobile in vetro che invece è qui alla mia sinistra. Allora, alti quasi perfetti, ma diciamo che è anche abbastanza logico, le tonalità alte si propagano meglio sul vetro, e bassi che è meglio che non ci siano, altrimenti cade tutto a pezzi. Dopodiché, scrivania, la migliore superficie in assoluto, bassi perfetti, medi anche, così come gli alti, e nessuna distorsione. Ovviamente dipende anche dal tipo di costruzione e dal legno, ma in linea di massima su tutte le scrivanie si ottengono più o meno gli stessi risultati. Finestrino, allora lo stesso vale anche per il finestrino, che essendo bello spesso e anche bello fissato, dà una bella risposta. L'unica cosa negativa è che ovviamente non essendo in orizzontale dobbiamo mantenere noi il Vibe Tribe. Il telefono ovviamente è uno schifo, non l'iPhone, nel senso il Vibe Tribe, l'audio fa schifo. Così come l'obiettivo, anzi non rifatelo. Poi per quanto riguarda il PC, allora gli alti sono buoni, non gracchiano, ma i bassi sono troppi. All'interno il PC è praticamente metà vuoto, quindi il suono rimbomba che è una meraviglia. Per quanto riguarda invece la cassa, sulla cassa, questa cosa non ha un minimo di senso, però comunque si sente decentemente, a parte qualche distorsione nelle frequenze più alte. E infine c'è la Aston Martin. Allora, come avete visto, l'ho provata con il Vibe Tribe Mini Troll, e inizialmente mi sono un po' preoccupato perché ho detto non si sentirà niente. E invece mi sono ricreduto perché comunque si sentiva molto forte, oltre al fatto che non c'erano distorsioni e anche i bassi erano molto buoni, ma questo semplicemente perché sotto il Vibe Tribe non c'era niente, c'era vuoto, oltre anche ad esserci un bel vuoto. Ok, la smetto. E anche gli alti erano buoni, ovviamente la superficie era metallica e le tonalità alte si propagano meglio sulle superfici metalliche. E tra l'altro, per chi ha aperto il video solamente per l'Aston, sono anche riuscito a registrare la sgasata iniziale. Eccovela qua. Bella, no? Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto, magari scrivetemi nei commenti se in futuro vorreste vedere altri episodi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, ma soprattutto seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. Il link come sempre trovate giù in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video.